ridotto a mero organo di ratifica dei voleri della maggioranza. La Corte Costituzionale che deve essere modificata a parte i pranzi e le cene attraverso l'aumento dei membri di estrazione politica. Il Consiglio Superiore della Magistratura che deve, nel quale deve essere aumentata la componente politica. Una modifica dei poteri del Capo dello Stato. Capo dello Stato eletto direttamente dal popolo, non con i poteri di adesso, ma un Capo dello Stato che ha i massimi poteri. Allora voi immaginate un Capo dello Stato senza organi di bilanciamento, con una magistratura che dipende dal potere politico, la stampa che è propaganda di regime, la Corte Costituzionale che non esiste, il Consiglio Superiore della Magistratura che non è organo di autogoverno ma organo di etero governo della magistratura, divorata dalle correnti che intimidiscono ancora quei pochi magistrati liberi che ci sono nel nostro Paese. Se accanto a questo